Rieccoci. È un gran brutto episodio quello che riguarda il procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini. La storia l'avrete già conosciuta, dei proiettili insieme a delle minacce irripetibili che sono rivolte al magistrato e anche a un piccolo imprenditore, a un artigiano che ha collaborato denunciando i suoi aguzzini a delle indagini con la dottoressa Manzini. Non è questo solo l'aspetto. L'aspetto principale sul quale andrebbe avviata una riflessione viene da una intervista che la dottoressa Manzini ha rilasciato al TG3 Calabria. E nel corso di questa intervista lei ovviamente non ha inteso parlare, chi la conosce non se ne meraviglia, delle indagini in corso e neanche men che meno delle minacce ricevute sulle quali adesso indaga la Procura di Salerno. Però una cosa l'ha detta, ha detto non ci lasciate soli, ma soprattutto non lasciate che la risposta ai territori, alla pulizia del territorio, alla messa in sicurezza del territorio sia solo una risposta giudiziaria. Ha detto testualmente: con la sola repressione non ne verremo mai fuori. Ti aspetti che le due cose messe insieme, anzi le tre cose messe insieme, la delicatezza delle indagini condotte dal procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, le minacce di morte ricevute, e l'appello che lei lancia, lo dice senza mezzi termini, alla politica, ricevessero subito un coro di risposte, visto che qui è sufficiente che un imprenditore dica che chiama ai danni un politico per dire che è un attentato alla democrazia, e quando invece si parla di queste cose ti aspetti una grande risposta e invece c'è un grande e assordante silenzio. A tuttora nessuno ha risposto all'appello della dottoressa Manzini, a tuttora nessuno ai vertici della Regione Calabria si è fatto avanti per andarla a incontrare, o anche per mandargli semplicemente un messaggio di solidarietà. Il che fa il paio con un'altra distrazione grave, che è quella relativa al processo che si è aperto a Cosenza sulle cosche che in quella città stanno al confine tra la criminalità mafiosa di tipo classico e la criminalità detta degli zingari. Si è aperto questo processo, molti si sono costituiti parte civile, la Regione Calabria e il Comune di Cosenza non si erano costituiti parte civile. Noi rilevammo questa cosa perché era una cosa che non potevamo non rilevare, visto che quel processo è un processo a delle cosche che facevano politica, nel senso che erano delle cosche che garantivano senza predilezione alcuna, oggi alla centrodestra, domani al centrosinistra e viceversa, il loro appoggio elettorale in cambio di favori e di soldi. Va dato atto che il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha subito mandato una risposta dicendo: guardate che noi come comune non siamo mai stati messi a conoscenza dell'avvio di questo processo e della possibilità di costituirci parte civile. Adesso lo abbiamo saputo tramite la stampa, abbiamo già provveduto perché gli avvocati alla prossima udienza si presentino e si costituiscono parte civile a nome e per conto della comunità e del comune di Cosenza. Dalla Regione Calabria non è arrivata nessuna notizia. Non voglio drammatizzare la cosa, però se c'è una certa sensibilità non può essere all'andamento carsico.
non può esserci questa grande sensibilità quando gli imprenditori greco dicono che per alcune cose dette, dove si parlava di dinamite, chiederanno al magistrato la tutela, e non si può gridare davanti a questa iniziativa all'attentato alla democrazia, all'intimidazione, e poi non avere almeno uguale sensibilità quando minacce di ben altro spessore raggiungono un magistrato come la dottoressa Manzini, e quando si apre un processo delicato come quello che si è aperto, che si sta per celebrare a Cosenza, e che va a intaccare proprio il nodo più delicato, quello che rende la criminalità mafiosa speciale, il suo rapporto con le istituzioni, il suo rapporto con la politica.